Procedono i lavori per il ripristino del versante della sede stradale di via Balza Fiorita dopo la frana di inizio marzo che ne ha interrotto la circolazione. L'amministrazione comunale di Camaiore, con l'assessore ai lavori pubblici Dalle Luche, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo sviluppo del cantiere che sta realizzando il bypass che consentirà la riapertura della viabilità prima dell'intervento definitivo che ripristinerà la circolazione, per il quale il Comune sta cercando i 150.000 euro necessari per il completamento dell'opera, che andranno ad aggiungersi ai 350.000 già stanziati dalla Regione. Questo primo intervento che stiamo eseguendo adesso riguarda una paratia, un diaframma di microvali dirantato posto a monte di quello che sarà poi il bypass provvisorio. E si andrà a realizzare una pista di 3,50 m circa per poter consentire il traffico veicolare a senso unico alternato. In una seconda fase, con un ulteriore contributo economico da reperire, verrà realizzata una seconda opera sul lato valle per ripristinare una sezione completa della carreggiata stradale. Adesso che i lavori hanno di fatto sbancato il versante, sono emerse evidenti ai geologi le cause che hanno portato a questo evento franoso. La frana è una conseguenza di fattori naturali, per cui la litologia, quindi le caratteristiche del substrato, la circolazione idrica sotterranea, la tettonica, l'acclività del versante, a cui si aggiungono poi fattori antropici, fra cui la realizzazione della strada o comunque il suo ampliamento nell'immediato dopoguerra e alcuni interventi che sono stati realizzati successivamente ad un evento franoso che si era già verificato circa una ventina di anni fa. Per quanto riguarda i tempi, il bypass dovrebbe essere completato entro 30 giorni.